graditissimo ospite nostro. Infatti ci ha raggiunto Giancarlo De Sisti. Grazie Giancarlo. Grande giocatore, grande allenatore. Allora, Piccio, questo derby come lo vedi? Bene, dalla tribuna stampa io spero di vedere un ottimo spettacolo, ci sono i presupposti. Questo lo speriamo anche tutti. Sì. La Lazio è favorita, la Roma la rabbia in corpo. Di chi deve vincere a tutti i costi. Quindi ci sono i presupposti per vedere anche qualcosa di buono. Ecco, come tecnico, tu come vedi questo avvicendamento forzoso, perché Hasler non stava bene, di Mihajlovic al posto di Hasler? E con il ritorno di Giannini, ritornano due grandi giocatori, ma discussi giocatori della Roma, Giannini e Mihajlovic. Giannini, la fattispecie, dovrebbe essere una bella chicca per la Roma. Hasler mi dispiace che non ci sia, Mihajlovic diciamo che può essere un riempitivo. Un pronostico di questa partita? Fallo non da romanista. No, no, proprio fallo da allenatore, che so, della Fiorentina. Potrebbe essere 1-2, ma il risultato classico è il pari. Io voglio chiedere invece a tutti e tre, abbiamo ancora qualche minuto prima di cedere la linea all'Olimpico per la telecronica di Silvio Sarta, questo Milan che ha vinto già un match scudetto oggi con la Juventus, quindi ha staccato la Juventus, per la Juventus è finita la corsa allo scudetto, se mai c'è stata. Però domenica prossima c'è un altro match scudetto per il Milan, perché c'è Milan-Sampdoria a San Siro. È una gara di eliminazione, sì. Il Milan uno per uno fa fuori tutti i suoi avversari. Però io credo che queste ipotetiche antagoniste del Milan siano soprattutto delle nostre invenzioni, in quanto il passo di questa squadra... Beh, se oggi vinceva anche la Juventus andava a 4, sì, però non ha se vinto... dovesse vincere a San Siro a Sampdoria va a 4. Sì, cioè, però è molto lasciamoci difficile. Un po' qualche volta voglio di dire, il Milan da quando, dal pareggio con Lecce, che sollevò parecchie critiche, ha infilato una serie di successi sbalorditivi, avrà cambiato anche procedura di gioco, meno spettacolare, più risicata, più difensiva, però sta di fatto che il suo strapotere continua, quindi di questo noi ne dobbiamo prendere atto. Piccio, tu hai giocato più di una stagione con Fabio Capello e quindi dividi con lui ora la carriera di allenatore. Secondo me Capello merita elogi al di là di quello che ha fatto finora, perché se dovesse realizzare, come sembra, insomma ormai i giochi sembrano decisamente fatti per il Milan, sarebbe il terzo scudetto consecutivo. Mi sembra che nella storia del calcio sono rarità. Il grande Torino. Il quinquennio della Juve, ma andiamo insomma nella notte dei tempi. Per avere nel calcio moderno una squadra che vince tre scudetti consecutivi con lo stesso allenatore, che è il tuo amico Fabio Capello, Piccio, come vede questa impresa? Capello da giocatore era un grosso tecnico, da allenatore sta ribadendo queste sue capacità, ha capitalizzato al massimo il lavoro fatto da Lidl e da Sacchi, ha trovato qualche correttivo, è bravo e ha fortuna, ha buoni giocatori e quindi merita anche questo terzo successo. Allora anche dall'interno dello Stadio Olimpico, aspettando per il grande calcio di Telepiù 2, Lazio-Roma, attesissimo derby della capitale, io cedo la linea a Silvio Sarte e alla pubblicità, però prima vorrei dire una cosa, auguriamoci tutti quanti che queste scaramucce, così, queste schermaglie, questi incidenti di scarso rilievo non abbiano un seguito e che sia soprattutto un derby corretto, il derby della correttezza. Le squadre lo vinceranno, una delle due squadre in campo se lo divideranno, però i tifosi devono vincere tutte e due le parti, Roma e Lazio, un pareggio, come diceva il presidente del CONI, all'insegna del fair play, della correttezza e della buona educazione. Pubblicità e Silvio Sarte per la telecronica. Ancora buonasera dallo Stadio Olimpico di Roma, 70.000 presenti, la grande attesa sta per finire tra pochissimi minuti. In campo i giocatori di Lazio e Roma per la partita più importante dell'anno in questa città, il derby, la stracittadina che ha avuto una malattia in questi ultimi anni, cioè il pareggio. Mentre si stringono la mano i due presidenti, Sensi per la Roma e Cragnotti per la Lazio, Cragnotti che è tornato stamattina in Italia dal Brasile dove era per affari, Sensi che addirittura è in ritiro con la squadra già da due giorni, dicevamo. Intanto vediamo il neo sindaco di Roma Rutelli, che è tifoso dichiarato della Lazio, insieme con tanti altri personaggi che non hanno saputo resistere al richiamo di questa partita sempre affascinante. Dicevamo della malattia degli ultimi anni di questo derby, il pareggio, ma è stata anche una medicina per una o l'altra squadra che aveva problemi di classifica. I problemi di classifica in questa circostanza li ha sicuramente la Roma, che è distanziata dai cugini, mentre Sensi alza una coppa. Ci sono delle premiazioni prima dell'ingresso delle squadre in campo, si riferiscono
al comportamento tenuto dai giocatori in campo nei passati derby. L'ultima vittoria della Lazio risale al 1989, al gennaio dell'89, fu firmata da Di Canio. La Lazio vinse per 1-0 e non era favorita dal pronostico in quella circostanza. L'ultima vittoria invece della Roma risale alla stagione successiva, quella che portò ai mondiali allo stadio Flaminio. L'Olimpico era stato in parte demolito e poi ristrutturato per Italia 90. Vinse 1-0 la Roma con gol di Feller. Stanno entrando le squadre in campo e finalmente le tifoserie dalla curva nord laziale, dalla curva sud romanista possono liberare una parte della tensione. Cominciano le straordinarie coreografie del derby di Roma. Intanto la formazione della squadra ospitata secondo il calendario, cioè la Roma, che schiera Cervone in porta con il numero 2 Garzia, con il numero 3 Lanna, il 4 Mihajlovic, il serbo gioca al posto di Esler che non ce l'ha fatta a recuperare, Esler infortunato, influenzato in settimana, Aldair, Carboni, Cappioli, Piacentini, Balbo, Giannini e Bonaccini. Avete visto con l'aiuto della grafica la formazione della Roma. In panchina insieme all'allenatore Mazzone ci sono col numero 12 Pazzagli, con il 13 Comi, con il 14 Berretta, con il 15 Scarchiglie e con il 16 Totti. La formazione della Lazio, intanto l'arbitro dell'incontro che Luci sorteggia il campo. Intanto vediamo la formazione biancazzurra: Marchegiani, Negro, Bacci, Di Matteo, Bonomi e non Favalli, Bergodi al posto di Cravero, squalificato Bergodi, gioca libero, Fuser, Winter, Boxic, Gascoigne e Signori, l'allenatore naturalmente Dino Zoff, e con lui inizialmente siederanno in panchina con il numero 12 Orsi, con il 13 Favalli, con il 14 Sclose, con il 15 Di Mauro e con il 16 Casiraghi. Come detto, l'arbitro della partita è il signor Luci di Firenze, mentre vediamo inquadrato uno dei probabili protagonisti della partita, Boxic, straordinario e giocatore da Lazio. Ecco l'arbitro Luci che è coadiuvato dai due guardalinee Tarantola e Di Savino. Tutto è pronto per questo derby, il derby numero 129 in assoluto e numero 102 se ci si limita alle sfide di campionato nel computo totale, sia per quanto riguarda il campionato sia per quanto riguarda la graduatoria generale. È in vantaggio la Roma. Nel corso della nostra trasmissione della telecronaca diretta ci avverremo anche della collaborazione di Edoardo Lubrano e Stefano De Grandis per le interviste in sala stampa, per le interviste in tribuna stampa e anche nella cosiddetta tribuna VIP. La Lazio è chiaramente favorita nel pronostico per questo derby, è arrivata all'appuntamento con l'Astra Cittadina con 9 punti di vantaggio. Questo non accadeva da circa 20 anni. Nell'anno dello scudetto nel 74 la Lazio aveva 11 punti di vantaggio, vinse lo scudetto e vinse soprattutto il derby. La prima palla è centrata dai giocatori della Roma, sono partiti Mihajlovic, prime fasi della partita con Garzia, Aldair che marcherà molto probabilmente Boxic, il quale Boxic interviene in scivolata e c'è subito un gesto di nervosismo, un atteggiamento aggressivo sicuramente da parte di Boxic che sta a testimoniare l'agonismo in campo. Boxic tra l'altro è all'esordio assoluto nel derby di Roma, ha commesso fallo su Aldair dopo pochi secondi di gioco. Aldair ha avuto un inizio di reazione, intanto continua la coreografia in questo momento più visibile da parte della curva sud, che è territorio romanista per eccellenza, come territorio laziale per eccellenza è la curva nord. Il tifo più numeroso è naturalmente, mentre vediamo inquadrata la panchina della Lazio con Zoff, è naturalmente in maggioranza laziale poiché è la Lazio che ospita secondo il calendario questo derby. Ecco Boxic, l'autore del fallo su Aldair, che comunque può riprendere senza problemi. La punizione è stata battuta da Lanna, c'è stato un fallo in attacco ancora di Boxic, stavolta su Garzia. Maschera di tensione anche da parte dell'allenatore della Roma Mazzone, un cross e l'uscita sicura ai limiti dell'area di rigore di Marchegiani. Gascoigne va a terra, c'è un fallo e Di Matteo
un acquisto azzeccato da parte della Lazio di Matteo, è stato convocato anche in nazionale. Il difensore centrocampista della Lazio che giocava nello scorso anno in Svizzera, ed ecco capitan Giannini, periodo molto difficile, delicato per Giannini, che è stato anche escluso dalla prima squadra, ma assolutamente schierato questa sera. C'è l'attacco della Lazio in calcio d'angolo, si difende Aldair sull'incursione di Boxic, sarà sicuramente uno dei duelli chiave di questa partita, e Beppe Signori che va a battere il primo corner. Il colpo di testa di Boxic appostato sul primo palo, c'è Bonacina ancora in calcio d'angolo, primo pericolo dopo 2 minuti e 40, mentre vediamo inquadrato Winter. Ancora un corner, ancora Signori che lo batte, la palla è toccata di testa da Gascogni e poi Mihajlovic cerca di liberare da propria Giannini. La Roma cerca di partire in contropiede ma il gioco è fermo per un fallo su Giannini. Suser cerca di spiegare a Giannini l'intervento, comunque alle spalle è stato giustamente punito da Lucci. E vediamo subito grande agonismo in campo, per non dire tensione, è stato il leitmotiv degli ultimi derby per quanto riguarda i rapporti tra i giocatori. Mentre vediamo Bergodi che è zoppicante, va ai bordi del campo, deve essere soccorso dai sanitari della Lazio. Bergodi che è stato inserito in squadra da Zoff al posto di Cravero, squalificato il libero titolare della Lazio Cravero, e questa sera è Bergodi che ricopre il ruolo delicato al centro della difesa della Lazio. Comunque gioco ripreso, il colpo di testa di Giannini allontana Bacci. E poi ancora la Roma in avanti, Giannini rincorre un pallone, poi Cappioli non riesce a controllarlo, il fallo laterale in favore della Lazio, visibilità, come spesso accade, non soltanto allo Stadio Olimpico, compromessa in questo momento dai fumogeni che ristagnano per qualche minuto nell'aria, si vede molto poco per la verità. Scorgiamo Mihajlovic che ha commesso un fallo su Winter e si riprenderà con un calcio di punizione in favore della Lazio. Ancora ai bordi del campo Bergodi e c'è la prima sostituzione, e questo è un colpo di scena per quanto riguarda lo schieramento tattico della Lazio con il numero 13. Entra in campo Favalli dopo appena 5 minuti di gioco, deve lasciare il campo Bergodi, infortunato, dovrà mischiare le carte Zoff per quanto riguarda la retroguardia. È entrato con il numero 13 Favalli nella nebbia dei fumogeni, va a prendere posto in campo, il capitano diventa Beppe Signori con il numero 11, indubbiamente una tegola questa per Zoff dopo pochi minuti di gioco, ed è un infortunio anche abbastanza serio per Bergodi che non può neppure appoggiare la gamba destra e viene accompagnato a braccia agli spogliatoi. Comunque gioco è ripreso con Mihajlovic che non riesce a trattenere in campo il pallone dopo il passaggio corto di Carboni, e Winter, Aaron Winter, che dà a Boxic, attaccato immediatamente da Carboni. Boxic mantiene il controllo del pallone, in qualche modo l'ha dato indietro a Di Matteo. Di Matteo con ogni probabilità sarà il sostituto forzato di Bergodi, che a sua volta era il sostituto di Cravero, e dunque Di Matteo sarà il libero in questa partita. Ancora visibilità molto scarsa, comunque la Lazio in avanti con Fuser. Fuser, Benzo, Winter, Winter resiste alla carica, il gol della Lazio con Signori, la girata perfetta di Signori, la Lazio in vantaggio dopo 6 minuti di gioco. L'azione della Lazio e lo straordinario guizzo di Signori che porta la Lazio in vantaggio, e Signori torna indietro, va fin sotto la curva nord per festeggiare. Rivediamo il cross di Winter e la girata di collo pieno, non può far nulla davvero Cervone, che viene battuto 1-0 per la Lazio. Il derby è cominciato nella maniera più sanguigna possibile con un gol dopo pochi minuti di gioco per la Roma, ancora una volta tutto in salita, già si è presentata a questo appuntamento con un ritardo di punti notevolissimo, 9,
in questo momento sarebbero 11, sono passati soltanto pochi minuti, neppure 7, e abbiamo assistito all'infortunio di Bergodi, all'ingresso in campo di Favalli, al gol di Signori. Praticamente il primo tiro in porta della partita, la prima azione d'attacco convincente da parte di una delle due squadre, subito il gol, non ha potuto neppure abbozzare l'intervento Cervone, perché Signori ha bruciato il tempo al suo avversario diretto, ha girato molto bene e ha segnato il gol della Lazio. Intanto Di Matteo ha impedito che il pallone arrivasse a Balbo. Deve reagire adesso la Roma sotto di un gol. Giannini tra due avversari mantiene il possesso di palla e poi viene anticipato Mihajlovic da Gascogna. Ecco Signori, l'autore del gol. Lanna all'indietro per Aldair che manda in avanti, ancora non si è diradato del tutto il fumo dei fuochi d'artificio. A far festa per adesso è la Lazio. Abbiamo visto un primo piano di Fuser, poi intravediamo Lanna. Lazio comunque ancora in avanti, Roma decisamente stordita dopo il colpo vincente di Signori. Gascoigne in area di rigore, sfiora il pallone Lanna e poi se ne impossessa Cervone. Non mi sento di dar colpe al portiere romanista in questa circostanza. Signori ha scoccato il tiro vincente da pochi metri. Davvero pregevole la scelta di tempo, il modo in cui Signori ha colpito il pallone. Non ha lasciato scappo a Cervone, la Lazio ancora in avanti con Boxic. E poi c'è l'inserimento dall'altra parte del campo con il passaggio corto per Boxic, ancora che davvero ovunque in questi primi minuti. È il fallo su Giannini sulla tre quarti di campo romanista. Giannini rimane a terra, rivediamo l'intervento in scivolata di Favalli, che era stato anche l'autore del cross basso per Boxic di qualche istante fa. Favalli, ricordiamo, ancora entrato in campo dopo 5 minuti al posto di Bergodi. Ammutolita la curva sud, i sostenitori della Roma, mentre tutto il resto dello stadio fa festa, giustificatamente. La Lazio in vantaggio dopo pochi minuti. Ma il derby, anche se davvero banale dirlo, è partita particolare, e soprattutto un derby che è cominciato con tutte queste emozioni, ne potrebbe riservare molte altre. Marchegiani oltre il centrocampo, colpo di testa di Mihajlovic, poi Di Matteo, Fuser, Garzia, non è scattato Signori, da Bonacina all'indietro per Lanna, ancora Garzia e c'è il recupero di Boxic, che fa vedere in questi primi minuti anche uno strapotere fisico. Ha cominciato dopo pochi secondi di gioco impegnandosi in un recupero difensivo praticamente sul primo pallone della partita su Aldair. Intanto c'è un fallo di Winter su Bonacina e il calcio di punizione per la Roma. Rivediamo anche questa azione da dietro, spinge Winter. La rincorsa lunghissima è del mancino Mihajlovic. Quasi 30 metri dalla linea di porta e Aldair tocca il pallone ma di fatto lo allontana. Dall'area di rigore della Lazio possono recuperare i giocatori in maglia azzurra con Gascoigne che dà Signori e il fallo di Signori. E Bonacina, e c'è la prima ammonizione della partita. Bonacina in ritardo su Signori. Prima ammonizione tra i giallorossi. Bonacina. Dopo il cartellino giallo che era stato affibbiato a Negro per quanto riguarda la Lazio. Due ammoniti dopo 11 minuti. Potremmo dire che siamo in media rispetto al derby. Anzi, ancora in avanti con Bacci.
Inserimento è di Favalli, il cross lungo. Carboni manda in corner. Carboni aveva timore di un intervento alle sue spalle da parte di qualche giocatore della Lazio e ha preferito accompagnare il pallone in calcio d'angolo. Ecco lo spauracchio fino a questo momento della difesa della Roma, cioè Boxic, anche se il gol è stato segnato. E che gol! Da signori, ancora il corner, stavolta il Lanna che ha anticipato tutti di testa, Garzia allontana. Ma non c'è nessun romanista oltre l'area di rigore. All'indietro il fallo laterale da Fuser a Bonomi, poi Di Matteo, Favalli, Gascoigne. Anzi era Boxic che poi, dopo aver perso il pallone, ha cercato di recuperare, ma lo ha fatto. E attenzione, troppo nervosi i giocatori, caricato davvero al massimo Boxic, che dopo aver commesso fallo su Cappioli ha un battibecco con il giocatore della Roma. Adesso tra i giallorossi c'è anche la rabbia per il gol subito dopo pochi minuti di gioco. Gol subito da Cervone, che vediamo inquadrato di spalle. Ancora un'inquadratura di Boxic, esordiente sì, ma è entrato all'istante nel clima del derby. Il cross intanto è stato neutralizzato da Di Matteo, che fa ripartire l'azione della Lazio. Gascoigne verso Winter. Winter in posizione centrale, apre il gioco per Fuser. Il cross di Fuser, Aldair allontana, poi Mihajlovic cerca di controllare. Mihajlovic, passaggio corto per Carboni, poi il pallone va in fallo laterale. C'è anche pressing da parte dei giocatori della Lazio, è inquadrato Carboni. La Lazio è partita all'attacco, ma sicuramente dopo il gol ha continuato a intimorire la Roma. Ci avviciniamo al quarto d'ora del primo tempo e ricordiamo il punteggio: Lazio 1 Roma 0 con il gol messo a segno da Signori. Mihajlovic, poi Giannini, Balbo che è marcato in maniera molto stretta, attenta, da Bonomi. Un po' di confusione a centrocampo, un passaggio all'indietro di Negro e poi il pallone si perde in fallo laterale. Lentamente la Roma cerca di uscire dallo stato di inferiorità psicologica dettato dallo svantaggio subito in apertura. Va a terra Balbo. C'è stato l'intervento scorretto di Bonomi. Il calcio di punizione della Roma, che sta cercando di reagire, ma fino a questo momento non è riuscita a indirizzare alcun pallone verso la porta difesa da Marcheggiani. Riproverà adesso con questo calcio di punizione che verrà battuto da Mihajlovic. Vanno in avanti i centrocampisti della Roma, il colpo di testa, il tiro di Cappioli, la parata di Marcheggiani, il gioco era fermo per un fallo in attacco fischiato in precedenza da Luci. Comunque il tiro di Cappioli era stato neutralizzato a terra da Marcheggiani. Riconquista un pallone proprio Cappioli, poi Garzia, Bonacina e Gascoigne, il fallo dell'inglese. Un calcio di punizione in favore della Roma. La Roma sta riprendendo coraggio, ma deve risalire la china. Un triangolo che non riesce per l'intervento di Favalli. Un po' di confusione, il colpo di testa è stato di Negro, poi va a terra Piacentini. Ancora un calcio di punizione, vediamo l'intervento di Favalli su Piacentini. Già battuta la punizione con Giannini. Ancora due avversari sul capitano della Roma, Giannini, che fa filtrare comunque un pallone. Lotta Cappioli, anche l'ultimo a toccare il pallone, Massimiliano Cappioli.
all'inizio di questa stagione giocava nel Cagliari, poi è stato prelevato dalla Roma. Capioli ha già collezionato un paio di convocazioni nella nazionale di Arrigo Sacchi, uno di quei giocatori che spera di far parte dei 22 per i mondiali degli Stati Uniti. Ma concentriamoci sulla partita. Il lancio di Favalli che è stato ripreso da Garzia. E Garzia, c'è stato un intervento duro su Garzia che è ancora a terra, anche se il gioco prosegue. E Gascoigne, che ha resistito a una carica e poi viene messo a terra. Da dietro c'è su Garzia adesso il cartellino giallo. Per la verità, per obiettività, censurabile il comportamento di Garzia, anche è vero che Garzia aveva subito un fallo non rilevato da Luci pochi istanti prima. E nel contesto di un derby, gli atteggiamenti dei giocatori hanno un peso specifico e l'attenzione dell'arbitro e dei guardalinee dovrebbero avere un peso superiore. L'ammonito è Lanna? Devo correggermi, l'intervento alle spalle di Gascoigne mi sembrava comunque di Garzia. Comunque ancora un ammonito. Il calcio di punizione per la Lazio con Signori sul pallone. Mentre si va ad appostare in area di rigore naturalmente Boxic, ma anche Bacci e lo stesso Gascoigne. Il cross e poi l'intervento di Carboni che ha anticipato proprio Boxic, che era naturale destinatario del cross di Signori. Ancora un calcio d'angolo in favore della Lazio e verrà battuto anche questo calcio piazzato da Beppe Signori. Sono già 4-0 i corner in favore della Lazio, una supremazia che fino a questo momento si traduce nel vantaggio 1-0. Ancora un cross e c'è l'uscita di Cervone. Colpo di testa intanto di Favalli, poi Bonacina, Piacentini. Dato a Giannini, fa proseguire Balbo, poi Cappioli. Interviene Bonomi, molto bene, riparte la Lazio. Favalli, Boxic. Boxic vince il duello con Aldair e in vantaggio poi Carboni. È davvero impressionante la potenza di questo giocatore. Comunque recupera la difesa della Roma. Bonacina, lancio lungo verso Giannini. Giannini, è difficile controllare il pallone, c'è la difesa aggressiva e c'è il raddoppio di marcatura sistematico nei confronti di tutti i giocatori della Roma, in particolar modo degli unici due attaccanti di questa sera, Balbo e Giannini, perché tale in questo momento è Giannini nello schieramento romanista. Intervento falloso di Aldair su Boxic. Sarebbe sbagliato dire che gli animi si scaldano in campo, oltre che frase ovvia, sarebbe inutile perché sono caldissimi sin dal primo secondo di gioco. Il calcio di punizione in favore della Lazio battuto da Winter, ancora Boxic, movimento perpetuo da parte del croato, intervento comunque in scivolata felice stavolta di Lanna, poi Cappioli verso Balbo isolato in attacco e marcato molto bene fino a questo momento da Bonomi. Intervento falloso peraltro dello stopper della Lazio, battuto il calcio di punizione da Piacentini a Bonacina. Bonacina verso Balbo che si aggiusta però il pallone con un braccio. Dunque commette fallo, è vicino all'azione Luci. Rivediamo. Eh sì, si è aiutato nettamente con un braccio Balbo che comunque non ha protestato. Inquadrato l'argentino che ha già una ottima esperienza del calcio italiano sia in Serie A che in Serie B, dove ha giocato con l'Udinese. Piacentini, Giannini, Balbo, ancora Giannini verso Piacentini. Lo spiovente per Mihajlovic. Mihajlovic scambia con Carboni, riesce a mantenere il controllo della palla. Il cross, il
colpo di testa di Giannini in tuffo, sfiorato il pareggio da parte della Roma. Giannini era riuscito ad anticipare i difensori della Lazio e rivediamo questa azione, grandissima opportunità per la Roma. In corsa Giannini si è tuffato, si è avventato sul pallone, lo ha colpito anche bene, di poco al lato. C'è ancora un giocatore della Lazio a terra, si tratta di Gascoigne che si tocca il fianco, infortunio per Gascoigne, da segnalare al 22esimo. L'occasione la più limpida dall'inizio della partita della Roma di segnare, vediamo il colpo di testa di Giannini al lato. Era intervenuto molto bene il capitano della Roma sul cross di Mihajlovic, non si rialza ancora Gascoigne. Che si è infortunato evidentemente a margine di questa azione, non nella fase conclusiva, non cioè quando Giannini ha colpito di testa. Gascoigne ci sembra un po' stordito tra l'altro. È accompagnato dal medico della Lazio, un primo piano intenso per Gascoigne che piange, mi sembra, perché forse capisce di non poter continuare a giocare. Infatti Zoppica sta per lasciare il campo, Gascoigne che scoppia in un pianto dirotto, sente il derby moltissimo. In un'intervista di pochi giorni fa ha detto: sono onorato di giocare questa partita perché il derby più grande, più importante del mondo. E signori, lo accompagna a braccio e c'è già la seconda sostituzione. Incredibile. Dopo appena 23 minuti di gioco la Lazio ha dovuto sostituire forzatamente due giocatori. Dopo pochissimi minuti Bergodi, che lo ricordiamo ancora, sostituiva lo squalificato Cravero al centro della difesa. Al suo posto è entrato Favalli. E poi Gascoigne per infortunio abbandona il campo dopo neppure 25 minuti di gioco, ma la Lazio è in vantaggio per 1-0 grazie a una partenza fulminante, una partenza perentoria. Intanto c'è un intervento duro su Signori, ma Luci che era a pochissimi metri, Signori si rotola, fa proseguire il gioco e adesso lo ferma per consentire l'ingresso in campo dei sanitari della Lazio. Avete visto il contrasto aereo tra Bonacina e Signori. E attenzione, perché a questo punto tutte e due le sostituzioni consentite dal regolamento sono state già effettuate, meglio sprecate, perché certo non era nelle intenzioni di Zoff, ora inquadrato, sostituire dopo pochi minuti di gioco sia Bergodi che Gascoigne. Non mancheranno davvero le emozioni, comunque vada a finire fino alla fine della partita. Signori comunque è sicuramente in grado di riprendere il suo posto in campo, anche se per il momento non cammina perfettamente e deve uscire dal campo. Rivediamo ancora, e c'è l'entrata irregolare. Le immagini chiariscono l'entità dell'intervento di Bonacina, probabilmente involontario, ma il gioco doveva essere fermato per un calcio di punizione a favore della Lazio. Luci, l'arbitro, non è stato di questo parere. Una botta per Signori, che ancora però ai bordi del campo. Dunque c'è il calcio di punizione in favore della Roma con la lunga rincorsa di Mihajlovic. L'unico giocatore in barriera è Boxic, e riesce a intercettare il pallone. Bonacina e Favalli, il duello vinto in questo caso dal laziale, che è riuscito a mandare il pallone in fallo laterale, già battuto. Non filtra il pallone di Giannini in area di rigore, poi Aldair di testa verso Cappioli che prolunga la traiettoria, Mihajlovic, poi Lanna, Giannini. Si lotta su ogni pallone davvero, grande egoismo in campo, e Favalli che manda ancora in fallo laterale. Signori è pronto a rientrare in campo, cerca di attirare l'attenzione dell'arbitro, ma il pallone in gioco. Intanto rientra Signori, tra gli applausi. Carboni ha scambiato con Cappioli, Carboni va a terra,
Non c'è fallo, l'intervento di Bacci viene giudicato regolare, c'è il fallo laterale con ogni probabilità in favore della Lazio, vorrebbe invece una diversa decisione dell'arbitro Mazzone che abbiamo visto inquadrato. Carboni va a terra ma non ha subito fallo, molto lungo, e c'è intanto un recupero difensivo da parte di Signori. Winter, poi Signori, intercettato il pallone da Piacentini, Giannini, ancora Piacentini, prende coraggio la Roma, deve tentare il tutto per tutto sin d'ora. Giannini, Balbo, ancora per Piacentini, il cross, Capioli di testa, lontanissimo, Capioli ha cercato di favorire l'intervento di qualche compagno di squadra, relativamente vicini a lui c'erano soltanto Giannini e Balbo, e da questo punto di vista il suo intervento di testa è stato troppo robusto, e infatti vediamo il pallone che si perde al lato. Rinvio di Marchegiani, colpo di testa di Bacci, poi Piacentini e Boxic a muso duro l'uno contro l'altro. Il fallo ai danni di Capioli, ancora un calcio di punizione in favore della Roma e sicuramente la fine del primo tempo, quando rileggeremo la prima frazione di gioco attraverso le statistiche, troveremo un numero consistente di falli da una parte e dall'altra. Ma è presto per dirlo, sono passati 28 minuti e mezzo dall'inizio della partita, la Lazio in vantaggio per 1-0. Intanto il colpo di testa di Di Matteo per liberare fa correre brividi sulla schiena dei laziali, perché di fatto Di Matteo ha sfiorato l'autogol. Rivediamo il calcio di punizione di Piacentini, Di Matteo, intanto il gioco è ripreso, c'è stata l'uscita di Marchegiani. E poi il tiro di Carboni, di prima intenzione, di sinistro, molto alto sulla traversa. Carboni dice a Lucci che c'è stata una deviazione da parte di un giocatore della Lazio, e Lucci è d'accordo perché c'è il corner in favore della Roma. Dunque un rischio difensivo da parte della Lazio con il colpo di testa di Di Matteo, battuto il corner, lo spiovente, c'è una mischia, libera Di Mauro. La Roma adesso è in attacco per cercare il pareggio, già da qualche minuto preme la squadra di Mazzone, non raccoglie nessun giocatore questo lancio di Carboni, il pallone va sul fondo, mentre rivediamo la mischia di qualche istante fa e poi la liberazione di Di Mauro. Di Mauro che ha segnato, tra l'altro ex giocatore della Roma, Fabrizio Di Mauro, ha segnato il gol del pareggio della Lazio nel derby del girone di andata, che finì, manco a dirlo, 1-1. Il gol del vantaggio della Roma era stato segnato in quella circostanza da Piacentini. Roma che comunque si spinge ancora in avanti con Capioli, il cross, Marchegiani deve mandare il pallone in calcio d'angolo, la traiettoria era insidiosa. Marchegiani ha dato impressione di sicurezza, rivediamo il tiro, Marchegiani ha preferito mandare in calcio d'angolo, battuto da Mihajlovic, il colpo di testa di Capioli, sulla linea c'è Fuser, ancora una volta la Roma vicina al pareggio, si dispera Capioli, Roma generosa in avanti, alla mezz'ora sta cercando in ogni modo di pareggiare le sorti dell'incontro, un incontro molto bello davvero dal punto di vista agonistico. E ancora un'uscita di Marchegiani e una mischia, esce Boxic, poi Di Mauro, parte il contropiede della Lazio, Garzia è in vantaggio, cerca di evitare il fallo laterale, non ci riesce, era già pronto a intervenire Boxic. Boxic che viene anche ripreso dall'arbitro Lucci, dicevo prima esordiente nel derby di Roma, Boxic, ma con una carica agonistica elevatissimo. Il colpo di testa di Aldair, quello di Capioli, recupera Fuser, si riaffaccia in avanti la Lazio, ma c'è l'intervento in scivolata non falloso questa volta di Bonacina. Grande grinta anche da parte dei giocatori della Roma che hanno subito un gol dopo pochi minuti, un colpo terribile. Intanto c'è un altro cartellino giallo, un intervento falloso ai danni
Garzia e Bacci, stavolta giocatore ammonito. Rivediamo, giusta l'ammonizione. Brutto fallo di Bacci. Non è certo l'unico colpevole di questa partita. I propositi di comportamento corretto, esemplare, sono a mio avviso sinceri alla vigilia di ogni derby da parte dei giocatori sia della Roma che della Lazio. Poi in campo le cose cambiano. Intanto c'è il cross di Aldair, l'uscita sicura di Marchegiani, era scivolato Giannini. Molto lungo stavolta il rinvio di Marchegiani, poi c'è il duello tra Bonacina e Boxic che poi cerca l'intervento in scivolata, vedete Boxic indemoniato. Rincorre anche Carponi e in qualche modo il suo atteggiamento aggressivo frutta la Lazio, un fallo laterale. Ecco Carboni, inquadrato. Non è una stagione felicissima per Carboni, che comunque è stato sempre inserito in pratica da Mazzone nella formazione titolare della Roma, una formazione che è cambiata molto spesso. Intanto Balbo anche questa sera fatica a conquistare palloni che possano tradursi in azioni pericolose, in azioni vincenti. Duello tra Carboni e Fusera, la meglio giocatore della Lazio, poi Winter con grinta, Bonacina riconquista il pallone, il gioco prosegue, spazza via Bonon, poi Lanna che dà Aldair, avanza Aldair, decide di dare a Giannini, verso Mihajlovic. Mihajlovic ha perso il pallone ad opera di Di Mauro, ha commesso fallo, non è convinto, sorride ironicamente, ma il fallo c'era. Dunque calcio di punizione in favore della Lazio, ancora inquadrato sinistra Mihajlovic. Di Matteo verso Bacci, ancora Bacci, e interviene Bonacina, riparte la Roma, tenta il contropiede ma c'è una superiorità i giocatori della Lazio. Allora iniziativa personale di Cappioli che ha dato a Balbo il passaggio, di Balbo verso Giannini, non può essere sfruttato dal compagno, mentre vediamo il primo piano di Cappioli che a terra ha subito un colpo in un contrasto con Bonomi. Cappioli comunque si rialza. Sono quasi 35 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Lazio 1, Roma 0, il gol di Signori. Fusera in avanti, colpisce male. Direttamente a lato il pallone, battuta la rimessa. Bonacina. Bonacina va a terra e il fallo di Di Mauro. Possiamo considerarlo un fallo normale di gioco rispetto agli altri questo. Rivediamo comunque anche questo intervento, in scivolata di Mauro, non ha trovato il pallone, ha trovato il piede dell'avversario. Gioco ripreso con Cappioli. Cappioli verso Piacentini e c'è un altro intervento scorretto da parte di Favalli, che è un giocatore, se non erro, già ammonito. Piacentini a terra con l'ennesimo calcio di punizione, stavolta in favore della Roma. Rivediamo, entrata decisa e ancora una volta la lunga rincorsa di Mihajlovic, specialista, è vero, i calci di punizione, sinistro potentissimo. Non sono stati molti comunque i gol segnati da quando in Italia da Mihajlovic su punizione. Comunque vediamo la rincorsa, il tiro di Mihajlovic al lato, era sulla traiettoria Marchegiani, ci ha provato comunque Mihajlovic, inquadrato. Rivediamo la battuta e un effetto particolare. Colpo di testa di Bacci, poi Bonacina, Piacentini. Ancora Piacentini, si allunga troppo il pallone, interviene Bonomi.
anche quando mancano il pallone i giocatori di Roma e Lazio danno l'impressione comunque di avventarsi sull'avversario con estrema decisione. Pallo laterale battuto, Bacci. Che non evita a sua volta il fallo laterale. Riprende posizione Bacci. Balbo sfiora il pallone. Ma lo manda direttamente al lato, ricordiamo le sostituzioni. Da parte della Lazio, entrambe dettate da infortuni, nei primissimi minuti Bergoglio è uscito dal campo, ha fatto spazio a Favalli, intanto c'è un dribbling pericolosissimo di Cervone, una gaffe difensiva estremamente pericolosa della Roma. Cervone, portiere, si è trovato a fronteggiare Signori, attaccante tra l'altro molto forte in dribbling, e poi ha mandato naturalmente il pallone in fallo laterale, un rischio difensivo corso dalla Roma in maniera gratuita, poteva costare il raddoppio della Lazio qualora avesse avuto la meglio Signore. Balbo mantiene il controllo della palla da Mihajlovic e poi va a sistemarsi al centro dell'area di rigore, il passaggio di Mihajlovic, Di Matteo ha recuperato, l'ha mandato in calcio d'angolo, comunque la partita è viva, la Roma non si arrende, cerca il pareggio, la Lazio estremamente pericolosa quando scatta in contropiede, ancora un cross e Di Mauro che allontana, le traiettorie molto tagliate, violente di Mihajlovic creano problemi, Cappioli, ancora Mihajlovic, ancora un cross, c'è un fuorigioco comunque, se ne accorge Luci, qualche istante di ritardo, fuorigioco segnalato dal guardalinee, ho scorto un paio di giocatori della Roma in posizione irregolare, quando è partito il cross di Mihajlovic, calcio di punizione viene battuto da quella posizione naturalmente da Marcheggiani, fazzoletti e bandierine bianca-azzurre sventolate in curva nord, la festa continua da parte dei sostenitori della Lazio. Lazio che è in vantaggio con il gol messo a segno da Signori. Passaggio di Carboni verso Balbo è sbagliato e si lamenta anche Cappioli che attendeva invece il cross del compagno dall'altra parte del campo. Colpo di testa intanto di Garzia, poi Piacentini proprio verso Cappioli. Non è un ottimo controllo da parte dei due, poi c'è il fallo di Favalli su Piacentini, Favalli deve fare attenzione, è stato già ammonito, i suoi duelli con Piacentini non sono teneri, questa è una spinta quasi banale rispetto agli interventi che abbiamo visto nel corso della partita, fino ad ora comunque. C'è un altro fallo ai danni stavolta di Cappioli e Bonomi. Il calcio di punizione non se n'era accorto Lanna, quindi la Roma deve ricominciare con Garzia, ancora Lanna, questo imbarazzo di Lanna, l'errore difensivo di poc'anzi testimoniano del nervosismo, intanto c'è il contropiede della Lazio con Boxic, il recupero di Garzia e Aldair evita il calcio d'angolo, Lazio pericolosissima ancora e sempre con Alen Boxic, micidiale il contropiede della Lazio, intanto c'è l'iniziativa di Winter che si è fatto largo nei pressi della linea di fondo, ha effettuato un cross, ha liberato la difesa della Roma, si riaffaccia dunque negli ultimi minuti del primo tempo la Lazio, dopo che nella fase centrale la Roma aveva giocato più palloni, si era resa più pericolosa, aveva in una parola cercato di pareggiare. Lanna verso Balbo, troppo lungo il pallone, controlla la traiettoria facilmente Bonomi.
lasciato a Favalli, battuto all'indirizzo di Bacci. Bacci approfitta di un errore dei giocatori della Roma, poi verso Signori e c'è l'anticipo provvidenziale di Aldair. Velocissimi davvero i contropiedi della Lazio con Boxic e con Signori. Ancora Signori, colpisce male però stavolta, ranna verso Cappioli. Balbo, Giannini, ancora Cappioli. In profondità per Balbo, intervento regolare di Bonomi, sta giocando bene sull'argentino. Poi Bonacina, Piacentini, ancora Bonacina. Balbo. Piacentini, Giannini, Bonacina, Carboni, Aldair, una finta di Giannini, Cappioli, poi il colpo di testa di Negro, Carboni e allontana Favalli. Ancora un duello tra Boxic e Aldair, c'è una scorrettezza di Boxic, è il calcio di punizione per la Roma. Boxic se la prende comoda, restituisce il pallone in qualche istante di ritardo, protesta a questo proposito mentre è inquadrato Boxic. Mazzone si alza dalla panchina, viene redarguito da uno dei due guardalini, è battuto il calcio di punizione da Lanna verso Balbo, allontanato prima Favalli e poi Fuser. Ecco Winter, Fuser verso Signori, colpo di testa e di Garzia, si allunga troppo il pallone. Bacci cerca l'avventura, Lanna è in vantaggio, Di Mauro, ancora Bacci, ancora Di Mauro, Fuser, c'è un intervento di Bonacina, il calcio di punizione, rivediamo. Bonacina fa ostruzione, calcio di punizione in favore della Lazio. Siamo nell'ultimo minuto di gioco del primo tempo, 1-0 per la Lazio con il gol di Signori. Sicuramente un paio di minuti di recupero saranno concessi da Lucci, o meglio probabilmente, staremo a vedere. Intanto sta per scoccare il 45esimo. Lazio in attacco con Signori, va a terra, si prosegue. Mihailovic, inseguito da Winter, poi Carboni, Aldair. Aldair tenta la sortita, in attacco, va a terra, poi si rialza, c'è Di Matteo, in scivolata che manda un fallo laterale e Aldair rimane a terra. Aveva in qualche modo superato il contrasto con Winter, Aldair. Ancora il brasiliano che crossa. È anticipato Balbo, Piacentini verso Cappioli. Cappioli fra tre avversari, si muove bene, cross, ma l'intervento di Marchegiani estremamente facile, subito il rilancio per tentare il contropiede con l'eventuale intervento di Boxic, che è stato però anticipato da Lanna. Di Matteo non colpisce bene, però riconquista il pallone con grande caparbietà, con grande determinazione. Va avanti adesso la Lazio con Boxic. Boxic in area di rigore, il cross per Signori che colpisce, ma è troppo lungo, va sul fondo, azione di contropiede, ancora una volta velocissima, pericolosa, micidiale da parte della Lazio. Disappunto di Signori, ma ha fatto tutto il possibile davvero il giocatore di Zoff. Un minuto e mezzo di recupero concesso da Lucci, si prosegue con Garzia, poi l'intervento scorretto di Bonomi su Balbo, un fallo tattico sulla tre quarti, già battuto il calcio di punizione con Giannini che dà a Bonacina. Piacentini, Cappioli vorrebbe far proseguire Balbo, ma Balbo immobile, nulla di fatto.
Pellegrini cerca di disturbare Marchegiani. Pallone rimbalza e il duello tra Moxic e Aldair fa registrare il fallo del croato. Siamo entrati nel terzo minuto di recupero, teso naturalmente Zoff, anche se il punteggio gli è favorevole. Un gol preziosissimo quello di Signori, lo spiovente, il colpo di testa di Bonomi, e poi Favalli evita l'intervento di Piacentini. Si affretta Cervone a recuperare il pallone, 47 minuti e mezzo, ma si prosegue con Lanna. Carboni, Mihajlovic, ancora Carboni. Carboni si lancia in avanti, dà il centro per Cappioli che ha anticipato Mihajlovic. Un'indecisione, ne sta per approfittare Boxic, ma è Piacentini che va ancora in avanti. Piacentini ancora in possesso di palla. Piacentini, il tiro ribattuto, la Roma in avanti con Aldair, è probabilmente l'ultima occasione del primo tempo. Il cross direttamente sull'esterno della rete, occasione persa per Mazzone, e Aldair beccato dal pubblico laziale riprende la sua posizione in campo. Adesso sono quasi 49 minuti di gioco, ci sono state due sostituzioni, moltissime interruzioni per falli, ma adesso qui ci potrebbe anche fischiare la fine del primo tempo. Comunque si gioca, anticipato Giannini, Boxic, c'è evidentemente spazio per questa azione offensiva della Lazio con Winter, Fuser, il cross di Fuser, Garzia allontana, poi la battuta di Negro al volo, troppo alta, proprio nel momento in cui Luci manda le squadre negli spogliatoi alla fine del primo tempo con la Lazio in vantaggio per 1-0, ed eccolo Beppe Signori inquadrato. Viene complimentato da Negro, l'autore del gol, dopo pochi minuti di gioco che in questo momento sta decidendo il derby di ritorno della capitale. Un altro dei protagonisti del primo tempo, direi tutti i giocatori in campo protagonisti. Rileggiamo allora, proviamo con l'aiuto della grafica a sintetizzare ciò che è successo. Due tiri in porta soltanto per la Lazio, uno per la Roma. I falli subiti 18 dai giocatori della Roma, 8 da parte della Lazio, 2 ammoniti per parte, nessuno espulso. Ancora inquadrato Signori che ha la fascia di capitano dopo l'uscita di Bergodi. Dopo appena 4 minuti di gioco Bergodi ha fatto spazio per un infortunio a Favalli. Dei 49 minuti di gioco se ne salvano soltanto 20 di gioco effettivo, con un possesso di palla che premia leggermente la Roma, ma il punteggio, che è quello che conta, premia per il momento la Lazio. Sventola la bandiera della Roma in una curva sud che comunque è abbastanza ammutolita per l'andamento della gara. La Roma ha cercato per la verità di reagire, ma si espone ai contropiede della Lazio che sono sempre molto pericolosi. Linea alla pubblicità. Di nuovo in diretta dallo Stadio Olimpico, le squadre non sono ancora rientrate in campo, la Lazio è in vantaggio per 1-0 col gol segnato al sesto minuto da Signori. Primo tempo di grande intensità emotiva, ci sono state parecchie emozioni da una parte e dall'altra. Rivediamo le azioni salienti della prima frazione di gioco e cominciamo da un colpo di testa di Winter. La Lazio è partita subito molto bene, vediamo la girata di Winter e poi l'infortunio occorso a Bergodi che ha determinato l'entrata in campo di Favalli. La fascia di capitano va a Signori che festeggia qualche istante dopo, segnando questo bellissimo gol in girata su cross di Winter, la girata perfetta che rivediamo di Beppe Signori. Il cross dell'olandese prende il tempo all'avversario diretto Signori, non dà scampo a Cervone che non può neppure abbozzare l'intervento. Violento tra l'altro il tiro di Signori, non fa letteralmente in tempo a scattare Cervone ed è il bellissimo gol dell'attaccante della Lazio, della nazionale. Cerca di reagire la Roma, uno dei tanti cross di Mihajlovic, in tuffo di testa Giannini sfiora il pareggio. Questa è sicuramente l'azione più pericolosa
della Roma nel corso del primo tempo, la Roma che comunque insiste alla ricerca del pareggio, in soggezione, in imbarazzo Di Matteo che dopo l'uscita di Bergodi è il libero che sfiora l'autogol, poi ha un colpo di testa di Cappioli e Fuser che ha appostato sulla linea di porta manda in calcio d'angolo e la solita punizione dalla distanza di Mihajlovic che rivediamo un tiro a uscire, una traiettoria sì insidiosa ma che aveva visto ben piazzato marcheggiato. Lucci che ha distribuito 4 ammonizioni, ha diritto complessivamente bene questa prima frazione di gioco, fischia la fine del primo tempo, 1-0 per la Lazio e c'è Stefano De Grandis che ha al microfono, se non sbaglio, il presidente della Roma Franco Sensi. Stefano. Franco Sensi che prima commentava gli highlights e diceva la Lazio un tiro, un gol, non le sembra dunque un risultato meritato questo? Non è questo, la Lazio ha giocato bene, solo che hanno fatto un tiro, un gol, noi non abbiamo fatto nemmeno un tiro. La Roma dentro, non è risultato però dentro con il cuore in questa partita. Ha giocato la Roma. Sì, dicevo, il risultato però è sfavorevole, il cuore della Roma invece c'è tutto. E anche la pressione della Roma è stata superiore a quella della Lazio, certamente la squadra, la Lazio è una grossa squadra, non possiamo, hanno fatto un bellissimo gol. Grazie Presidente, linea Silvio Sarta. Riprendiamo la linea dopo l'intervista al presidente Franco Sensi, sicuramente teso, comunque parole equilibrate e serene da parte del presidente della Roma. Ancora qualche istante di pausa, poi torneremo in diretta per eventuali altre interviste prima dell'inizio del secondo tempo del derby di Roma tra Lazio e Roma. Spazio alle interviste allo Stadio Olimpico prima dell'inizio del secondo tempo, è pronto Maurizio Biscardi, ma prima di lui è anche pronto Stefano De Grandis che ha l'altro presidente. Sì, Sergio Cragnotti, Lazio in vantaggio ma Lazio all'improvviso senza centrocampo, con Di Matteo passato libero e senza Gasconi, è questo che ha permesso alla Roma così di spingere un po', di mettervi un po' sotto. Ma senz'altro, questo è stato un handicap molto importante per la Lazio che aveva cominciato abbastanza bene, aveva fatto vedere un grosso volume di gioco, poi appunto l'arretramento di Di Matteo e l'assenza di Gasconi ci hanno obbligato a fare indietreggiare questa squadra e quindi a difenderci, ma penso che senz'altro sapremo capaci di portare in termine questa partita. Grazie allora Presidente Cragnotti, in linea Maurizio Biscardi per la prossima intervista. Bene, grazie, sono in compagnia di Roberto Renga del Messaggero, allora abbiamo sentito le parole dei due presidenti, parole molto pacate, anche se il Presidente Cragnotti ha fatto le sue rimostranze diciamo per la forzata assenza soprattutto di Gasconi. Tu credi che possa aver inciso poi questa assenza nel gioco fra della Lazio e della Roma? Ma mi pare che la Roma abbia cominciato la partita intimorita, come se di fronte avesse dei marziani, per 10 minuti praticamente non ha giocato e in quel momento tutti i laziali sembravano più forti di quanto in realtà forse non siano e anche Gasconi stava andando benissimo dal decimo, diciamo subito dopo il gol, comunque dal decimo in poi la Lazio si è chiusa e la Roma è cresciuta. A quel punto uno come Gasconi sarebbe stato molto utile alla Lazio, probabilmente per i contropiedi ma anche per continuare a mettere paura degli avversari che stavano appunto maturando e crescendo. Senti, alla luce di quello che abbiamo visto nel primo tempo, cosa pensi che possa accadere nel secondo? Ma ovviamente come sempre in questi casi di tutto, quello che posso augurarmi è che le due squadre comincino a giocare un po' di più a pallone e meno a calci. Nel primo tempo sono visti molti falli brutti e mi pare che l'arbitro non sia intervenuto in maniera giusta. Bene, ci auguriamo tutti dunque che possiamo vedere un secondo tempo all'altezza. La linea nuovamente a Silvio Sarta. Non sono ancora rientrate le squadre in campo, dunque c'è ancora la possibilità di effettuare delle brevissime interviste, di ascoltare delle battute dalla tribuna stampa o dalla tribuna VIP. Intanto si sta scaldando sulla panchina della Roma, potremmo cercare di scorgere il giovanissimo Totti, il 18enne Totti, che potrebbe essere un protagonista del secondo tempo, si sta smettendo la tuta e quindi Totti con ogni probabilità entrerà in campo all'inizio della ripresa. Totti è un attaccante, ha giocato bene quando è stato lanciato da Mazzone, un giocatore davvero molto molto giovane e potrebbe esordire Totti, non ancora diciottenne, in un derby. Intanto stanno rientrando i giocatori in campo, prima quelli della Roma poi quelli della Lazio, continua lo spettacolo nelle due curve, ecco Balbo, l'attaccante principale della squadra di Mazzone che questa sera non è riuscito a esprimersi come potrebbe, chi si è espresso davvero a grandi livelli soprattutto dal punto di vista agonistico è stato Alen Boksic nel corso del primo tempo. Si festeggia comunque l'ingresso in campo dei giocatori della Roma e della Lazio. Ecco Favalli con il numero 13, uno dei due giocatori
che sono entrati in campo per gli infortuni dei compagni, Favalli al posto di Bergodi e poi Di Mauro al posto di Gascogne. Da ricordare davvero un'immagine forte, un'immagine emblematica, il pianto di Gascogne costretto a uscire dal campo per infortunio. Non inganni il sorriso di Signori, che pure è stato fino a questo momento il protagonista principale della partita, avendo segnato l'unico gol. Signore sicuramente ha grande tensione dentro, come tutti i suoi compagni di squadra, come tutti gli avversari, un derby che ancora deve essere vissuto in pieno. Ed è confermata la mia impressione, è entrato Totti in campo. Infatti il giovanissimo Totti mancava dalla carrellata della panchina della Roma. Totti, cercheremo di capire nei prossimi secondi al posto di chi. Comunque, eccolo qui, non ancora 18 anni, con il numero 16, Totti, la carta di Mazzone, il secondo attaccante affiancato a Balbo per cercare di raggiungere il pareggio. Tutto è pronto. E sono partiti anche per il secondo tempo del derby tra Lazio e Roma. Ed ecco la manovra della Roma con Giannini. Mentre Stefano De Grandis ci comunica una notizia che riguarda proprio Paul Gascogne, che addirittura è in ospedale, ricoverato in ospedale. Paul Gascogne ha accusato un malore oltre all'infortunio di gioco, evidentemente, tant'è che ancora, anche se le notizie sono in questo momento confuse, frammentarie, non si ha una diagnosi precisa circa l'entità del malore di Gascogne. Sta male, non si sa praticamente che cosa abbia. È chiaro che potremmo essere più precisi. È una notizia che sorprende, perché sembrava un infortunio normale. Intanto c'è un giocatore della Roma a terra, ci sarà un calcio di punizione, vediamo, è proprio Totti, e c'è subito l'intervento di Negro. Entra suo malgrado nel clima derby Totti, che ha esordito in Serie A, lo avete visto, appena un mese fa, anzi esattamente un mese fa, la partita Roma-Milan, che fu trasmessa, lo ricorderete, da Telepiù 2. Vinse il Milan 2-0, giocò bene Totti in quella circostanza. Il calcio di punizione, lo spiovente proprio Totti, tocca di testa dal limite dell'area il tiro di Bonacina, che è rimpallato il pallone, si avvia in fallo laterale ma resiste a una carica. Lanna cerca di crossare, Lanna ci riesce, Vinter allontana, la Roma preme. Subito all'inizio del secondo tempo Boxic riparte, poi lascia Di Matteo, che è stato atterrato da Lanna. Rivediamo fallo di Lanna, uno dei tantissimi interventi da dietro, da una parte e dall'altra. Dicevamo di Gascogne, speriamo che sia il suo malore in qualche modo legato alla carica emotiva, al dispiacere, alla tensione nervosa accumulata, e non si tratti di nulla di grave. Comunque la Roma in avanti con Carboni, che viene fermato da Negro. Bonomi riesce, tra gli applausi, il triangolo con Negro, non riesce però il lancio verso Fuser. Eccolo inquadrato Negro, e questi è Fuser. La Roma ha cominciato all'attacco il secondo tempo, è entrato Totti, seconda punta, e proprio Totti va a terra, comunque intraprendente il ragazzino, ha già costretto due volte al fallo l'avversario diretto. Rivediamo in azione Totti, andato a terra anche tratti del volto, tradiscono davvero l'età giovanissima di questo
elemento di Mazzone che sembra destinato a una bella carriera. Calcio di punizione per la Roma con Carboni sul pallone, per una volta non c'è Mihajlovic a provare il sinistro. La rincorsa di Carboni, anche se il tocco corto sarà sicuramente di Cappioli. C'è anche Giannini, vediamo quale schema adotteranno i romanisti. Il tiro di Carboni, Bonomi allontana Lanna da Mihajlovic, ancora Lanna, Carboni verso Lanna e in vantaggio Winter, Di Matteo, ancora Winter, il lancio è per Signori, ha spazio Signori ma è anticipato da Aldair, il colpo di testa di Di Mauro, ancora il controllo di Aldair. Aldair che è rientrato in squadra da poche settimane, aveva subito un grave infortunio nella prima finale di Coppa Italia, addirittura nel giugno del 93 contro il Torino. Intanto Di Mauro ha allontanato il pallone ma continua a premere la Roma, adesso con Giannini che riconquista la palla da a Carboni, colpo di testa di Totti, poi quello di Bonacina, avanza Carboni e Fuser con un elegante palleggio che controlla, va a terra, subisce il fallo, si alza anche un po' arrabbiato mentre Marchegiani recupera un fumogeno. Vediamo il palleggio di Fuser e il fallo puntuale di Carboni. Calcio di punizione in favore della Lazio con Di Matteo. Garzia di testa verso Carboni, immediato verso Totti, Bonacina, Giannini, più arretrato Giannini rispetto al primo tempo, va ancora a terra Totti e ancora un calcio di punizione, viene redarguito Negro che in pochi minuti è dovuto intervenire già per tre volte in maniera irregolare su Totti. Aldair, il colpo di testa di Carboni, palo, palo! Roma scontunata con il palo colpito da Balbo, si dispera Carboni che è ancora a terra ma l'azione continua con Aldair, vicinissima davvero al pareggio, l'argentino Balbo ha colpito il palo, Marchegiani sembrava battuto. Rivediamo, c'è il primo colpo di testa di Cappioli e poi Balbo che colpisce il palo, Di Mauro alla meglio su Bonacina, fa carambolare il pallone sul piede dell'avversario, Balbo si dispera, impreca, ha ragione dal suo punto di vista, una grandissima occasione per pareggiare le sorti dell'incontro, non è andata bene. Rivediamo ancora, Marchegiani non poteva davvero intervenire, preso tra l'altro in contropiede dalla deviazione di testa di Balbo al sesto minuto del secondo tempo. Balbo ha colpito il palo, Lazio comunque in vantaggio per 1-0. Insiste la Roma con Carboni che è diventato improvvisamente pericolosissimo sulla fascia sinistra, il cross basso, Di Matteo controlla con molta calma. Poi manda in avanti e c'è il colpo di testa di Mihajlovic che dovrebbe però essersi appoggiato sulle spalle di Fuser in maniera fallosa e invece Lucci non vede questo fallo, c'è soltanto la rimessa laterale che viene effettuata da Winter e adesso la Lazio ci sembra voglia in qualche modo addormentare il gioco fin troppo perché Winter ha perso tempo, ha battuto male il fallo laterale, c'è un'inversione. La rimessa adesso è per la Roma già effettuata in maniera corretta stavolta. Totti, il cross, il colpo di testa di Favalli che ha anticipato Cappioli. Poi Winter, Signori. Signori può controllare il pallone, può lanciare Favalli, Favalli in posizione regolare. Anzi c'è il fuorigioco segnalato dal guardalinee. Non se n'era accorto Luci che poi comunque ha fischiato, il calcio di punizione è battuto, Roma cerca di affrettare i tempi, Totti, Balbo fa scorrere il pallone, il cross al centro dell'area di rigore, sono in vantaggio
i giocatori della Lazio che escono molto bene. Adesso c'è Favalli, lancio verso Signori, c'è il fuorigioco da parte di Signori. Roma tutta in avanti, questo è il motivo dei primi 8 minuti del secondo tempo. Riprende voce la curva giallorossa, la curva sud, incoraggiata probabilmente dal buon avvio del secondo tempo. L'innesto di Totti ha vivacizzato sicuramente la manovra d'attacco della Roma, ma attenzione ai contropiedi della Lazio che sono sempre molto molto pericolosi. Signori e Boxic possono effettuare delle giocate micidiali in pochi secondi. Aldair sembra aver preso le misure dopo i primi minuti della partita, che erano stati devastanti invece di Boxic. Comunque ecco il duello che si rinnova con un guizzo di Boxic che supera l'avversario, crossa, non c'è nessuno, ne approfitta Cappioli. Ancora Cappioli, Balbo, non si capisce con Bonacina, Balbo, ne approfitta Winter che detta il passaggio a Favalli, c'è un'opportunità per la Lazio, Favalli, il cross, il colpo di testa di Lanna. Un fallo laterale. Ancora un cross di Winter, l'uscita di Cervone. Non colpevole, a mio avviso, nell'azione del gol di Signori. Balbo. Totti poi anticipato di testa di Matteo. Ancora Favalli. Garzia poi si avventa sul pallone Boxic. Il contrasto ai limiti dell'area di rigore con Lanna. Non viene fischiato il calcio di punizione, c'è la protesta di Signori e l'ammonizione, se non sbaglio, proprio a Signori. Inquadrato ancora Boxic, che si era avventato su un pallone, cercava di proseguire l'azione. C'è stato il contrasto ai limiti dell'area di rigore, comunque fuori area, con Lanna. Nucci ha fatto proseguire e viene ammonito anche Signori. Il gioco riprende da Giannini a Cappioli. Garzia. Poi si libera bene Totti. Stavolta Favalli è riuscito a impadronirsi del pallone, ha avuto la meglio su Totti. Attaccante che Mazzone ha mandato in campo all'inizio del secondo tempo al posto di Piacentini, centrocampista. Sballato da parte di Winter. Winter e Mihajlovic, duello imprevisto alla vigilia, visto e considerato che ci si aspettava la presenza in campo di Hessler nonostante le imperfette condizioni fisiche. Ancora un calcio di punizione in favore della Roma, c'è stato un fallo su Bonacina, rivediamo anche questa azione, e Di Mauro che è franato su Bonacina, ed è una posizione interessante questa per la possibilità della Roma di rendersi pericolosa. Mihajlovic, affollata l'area di rigore della Lazio, la traiettoria passa Aldair, tira, ribattuto. Ribattuta la conclusione del brasiliano, esce la Lazio con Signori che difende il pallone, viene attaccato, calcio in punizione per la Lazio e c'è Signori che rimane a terra e l'ammonizione, se non sbaglio, ai danni di Carboni. E infatti una spinta, lo tocca forse anche col ginocchio, ma io penso che l'ammonizione sia dovuta alla continuità dell'azione fallosa di Carboni dopo l'immagine che abbiamo visto al rallentatore.
comunque si allunga la lista degli ammoniti di questa partita. Signori, si è rialzato e ripreso il gioco Di Matteo. Ci avviciniamo al quarto d'ora del secondo tempo, Lazio in vantaggio, Favalli sempre più spesso libero sulla fascia sinistra, il numero 13 della Lazio, Boxic che segue ogni azione d'attacco, pronto a intervenire come ha fatto in questo caso, inseguito da Cappioli, dà un pallone a Bacci, fronteggiato da Giannini, Bacci. Signori, cerca spazio, Signori, riesce a entrare in area di rigore, Signori, tira, alto! Ottima la giocata di Signori, che chiede anche scusa a Boxic per non averlo servito, ha tentato la soluzione personale, ha tentato di sorprendere Cervone, la posizione molto difficile, Signori si era liberato di due avversari, è entrato in area di rigore, ispirato questa sera Beppe Signori, non soltanto per il gol, che fino a questo momento è decisivo per le sorti della partita. Il rilancio di Bonomi, poi Giannini che salta di testa, subisce fallo e va a battere il calcio di punizione appoggiando corto per Mihajlovic. Balbo che qualche minuto fa ha colpito un palo clamoroso, ha sfiorato il pareggio colpendo di testa. Carboni in avanti, lotta sul pallone Carboni, ottiene un fallo laterale, già battuto, ancora per Balbo, Mihajlovic, Cappioli a terra, calcio piazzato battuto da Mihajlovic, di testa allontana Di Matteo. Poi il lancio di Boxic, rincorre comunque il pallone Signori, deve uscire con i piedi Cervone, manda il pallone lontanissimo. Il pallone rimane comunque in campo Di Mauro, il recupero difensivo, non riesce a evitare il fallo laterale. E poi i soliti dispetti, in questi casi si cerca di guadagnare qualche secondo. Adesso c'è un fallo di Totti, calcio di punizione in favore della Lazio. E intanto diamo un aggiornamento, sempre grazie a Stefano De Grandis, sulle condizioni di Gascoigne. L'infortunio non è affatto banale. Sembra che Gascoigne abbia una costola e un braccio fratturati. Quindi al di là dell'aspetto emotivo, le lacrime di Gascoigne erano anche lacrime di dolore. Era davvero impossibile per l'inglese restare in campo in queste condizioni. Nel contempo però si ridimensiona l'allarme che per qualche minuto c'è stato circa le condizioni di Gascoigne, che era stato portato in ospedale. Si era sparsa la voce di un non meglio precisato malore. Certo è che l'entità dell'infortunio è seria, una costola e un braccio fratturati, ove verrà confermata questa diagnosi, ma almeno precisa, netta. Intanto è andato a terra Balbo, ancora un calcio di punizione da una posizione che potrebbe favorire la battuta di Mihajlovic. Siamo a quasi 30 metri comunque dalla porta di Marchegiani, il computo dei falli diventa elevato adesso. Da una parte e dall'altra la rincorsa lunghissima di Mihajlovic, ci sono due giocatori in barriera, tutti gli altri all'interno dell'area di rigore. Il tiro di Mihajlovic, una staffilata sul fondo, c'è stata anche la deviazione, mi sembrava. Dice che si tratta di fallo di rimessa dal fondo e c'è stato un po' di confusione, tant'è che i giocatori della Roma hanno lo stesso battuto un simbolico calcio d'angolo. Rivediamo comunque
il calcio di punizione di Mihajlovic, la deviazione c'è stata. Le proteste dei giallorossi in questo caso erano più che giustificate. Ha sbagliato Luci. Controllo un po' avventuroso di Balbo che comunque tenta il triangolo con Totti, si aiuta strattonando Bonomi, commette fallo. Quadrato ancora Totti che si sta dando molto da fare. Sta giocando a mio avviso al limite delle sue attuali possibilità. Catapultato tra l'altro per la prima volta in vita sua nel clima accesissimo di un derby con la sua squadra che in più deve cercare in tutti i modi di recuperare terreno, di pareggiare. Una vittoria della Lazio renderebbe davvero molto molto pericolosa la situazione di classifica della Roma, che ha 22 punti e dodicesima in questo momento e la quart'ultima ne ha 21. Non c'è davvero da scherzare. Ed ecco la seconda sostituzione ordinata da Mazzone. In campo con il numero 15 sta entrando Scarchilli ed esce Bonacina. È una Roma sicuramente più giovane adesso nel secondo tempo, con elementi come Totti, come Scarchilli. Vediamo se la freschezza di questi due giocatori sarà l'arma vincente per cercare il pareggio. Intanto già battuto l'ennesimo calcio di punizione con Capioli che ha dato a Giannini e allargato per Carboni. È chiamata l'azione proprio Scarchilli, tocca il primo pallone del suo derby. Ancora Scarchilli, cerca di farsi largo tra due avversari, ma la meglio Fuser, più esperto, e una giocata efficace, difensiva, quella di Fuser, dato a Bacci, che fa proseguire Boxic. Si distende immediatamente in avanti la Lazio, Favalli, il cross di Favalli sbagliato però, mentre Boxic e Signori erano appostati al centro dell'area di rigore. Favalli che ha giocato un'ottima partita, soprattutto nel secondo tempo ha più spazi a disposizione sulla fascia sinistra. Rinvio di Cervone, colpo di testa a metà tra Bonomi e Balbo. Sul rimpallo c'è Giannini che ha la possibilità di dare al Dair, pressato da Boxic, è costretto a dare all'indietro a Cervone che gioca di piede. Il colpo di testa di Di Mauro e poi l'intervento di Garzia. Giannini, circa 25 minuti alla fine della partita con la Lazio in vantaggio per 1-0, decide ancora il gol di Signori segnato dopo 6 minuti. Il tiro di Mihajlovic, alto sulla traversa, ha dato l'impressione di controllare la traiettoria Marchegiani, ha comunque voluto provare il sinistro ancora una volta dalla lunga distanza, alto sopra la traversa. Giuseppe, Signori che con la punta del piede aveva cercato di allungare per Boxic, l'intervento ancora di piede di Cervone, Garzia verso Carboni, lanciato Scarchilli, è di fronte Bacci, inserimento di Carboni, il cross basso Negro, poi c'è l'intervento falloso ai danni di Scarchilli. Sembra che anche Scarchilli sia entrato immediatamente nel clima del derby, non ha sbagliato i primi palloni giocati, si è reso immediatamente insidioso. Scarchilli, rivediamo, aveva cercato di conquistare il pallone, è stato buttato giù da Di Mauro. C'è il calcio di punizione, stavolta a pochi metri dalla linea dell'area di rigore. Può essere tentata la battuta diretta,
sicuramente in questo caso. Vediamo Giannini, Cappioli. Tutto pronto per il calcio di punizione, il tocco corto. Carboni tira ma si infrange sulla barriera, poi ancora la Roma in avanti e Boxic che recupera il pallone. C'è il fuorigioco di Signori. Non è pienamente convinto l'attaccante della Lazio, comunque non ha avuto esitazioni, guarda lì, inquadrato. Aldair. Balbo. Totti. Ancora Totti. Duello con Negro, Totti. Totti in area di rigore, va a terra il rigore. Calcio di rigore. C'è stata un'incursione di Totti che ha superato Negro, è entrato in area di rigore ed è un contrasto ovviamente da rivedere più e più volte per cercare di decifrare. Intanto abbiamo rivisto da un'altra angolazione, rivediamo ancora, Totti supera Negro, cerchiamo di capire, non tocca il pallone, Negro che probabilmente tocca l'avversario, anche se non ho visto colpi sulle gambe, sui piedi dell'attaccante della Roma, e c'è Giuseppe Giannini di fronte a Luca Marchegiani in un momento delicatissimo. Il calcio di rigore che è stato assegnato da Luci per l'intervento di Negro su Totti è il 25esimo del secondo tempo, la rincorsa di Giannini, il tiro, la parata di Marchegiani e Marchegiani sventa il calcio di rigore di Giannini. Marchegiani si oppone al capitano della Roma, rivediamo il tiro anche angolato di Giannini, ma capisce in pieno la traiettoria del pallone. Marchegiani si distende sulla destra ed evita anche la ribattuta da parte dei romanisti. Rivediamo ancora la grande opportunità da parte di Giannini. Il destro del capitano della Roma era davvero sul pallone. Marchegiani, delusione atroce per Giannini, per tutti i romanisti. Pericolo scampato da parte della Lazio. 26 minuti di gioco e la Roma deve ancora attaccare se vuole raggiungere il pareggio. Roma che peraltro attacca dall'inizio del secondo tempo con continuità. Lann. Intervenuto Favalli, poi Cappioli per Totti. Ancora Totti, poi l'intervento di Negro. Rivediamo intanto il calcio di rigore dall'inquadratura offerta dalla telecamera dentro la porta. Abbiamo visto anche Totti. Intanto c'è il calcio d'angolo, la parata di Marchegiani che adesso diventa protagonista assoluto dell'incontro. Dopo aver parato un calcio di rigore a Giannini, deve essere stata sicuramente una responsabilità tremenda per Giannini questo calcio di rigore, anche se ricordiamo che nella finale di ritorno di Coppa Italia Giannini fu capace di battere Marchegiani 3 volte consecutive contro il Torino. Intanto c'è un rimpallo che sembra favorire Balbo e Marchegiani ancora una volta interviene. Dicevamo che quella serata particolarissima che fu quella di Roma-Torino 5-2, seconda finale di Coppa Italia, Giannini tirò e segnò 3 calci di rigore battendo Marchegiani che difendeva la porta del Toro. La
Lazio è rinfrancata, va avanti, c'è il fuorigioco per Favalli che comunque non era riuscito a controllare il pallone. Ci si avvicina alla mezz'ora del secondo tempo, l'ultimo quarto d'ora comunque sarà palpitante, questo è sicuro. La Roma non rinuncerà fino all'ultimo a cercare il pareggio. È consapevole della forza offensiva della Lazio. Che è pronta a colpire in contropiede. Ancora Totti. Intanto vediamo che secondo il guardalinee elettronico il signore aveva ragione a protestare perché era in gioco di oltre un metro. Viceversa è stato fischiato un fuorigioco, l'iniziativa di Totti stavolta non ha esito. E Marchegiani si è preso a effettuare il rinvio mentre Mazzoni soffre. Rinvio di Negro che è stato anche ostacolato da Totti, il calcio di punizione in favore della Lazio. Il calcio di punizione che sta per essere battuto da Winter, scocca la mezz'ora. Lazio 1, Roma 0. Un quarto d'ora e poi qualche minuto di recupero. Cervone si avventura a recuperare il pallone proprio sotto la curva sud e qualche oggetto piove attorno a lui. Comunque raggiunge lo scopo, recupera il pallone, il fallo laterale già battuto, il colpo di testa di Mihajlovic, poi Totti riesce a servire Cappioli, scivolata, Facci, Di Matteo, Di Mauro, Garzia. Intervento in gioco pericoloso di Di Mauro, il calcio di punizione in favore della Roma. Giusta la decisione di Luci. Rivediamo, c'è l'anticipo netto ma l'intervento in gioco pericoloso di Di Mauro. Cambia gioco la Roma, chiama l'azione Carboni. Lancio lungo di Carboni, colpo di testa di Bacci. La spinta di Aldair su Boxic. Buona la partita di Aldair, aveva probabilmente il compito più difficile in assoluto questa sera, quello di cercare di fermare Boxic. Bisogna dire che nel secondo tempo complessivamente ha avuto la meglio proprio il difensore della Roma. Giannini, Lanna, Garzia. Giannini, il pallone va a sbattere sul braccio di Giannini. Non si può esimere però Luci dal fischiare il calcio di punizione. Tanto rivediamo, ha cercato anche di allontanare la mano Giannini, ma ha interrotto l'azione di gioco. Conseguenziale il calcio di punizione che sta per essere battuto da Winter. Colpo di testa ancora di Aldair, Cappioli. Poi Mihajlovic subisce il fallo di Boxic. Visione fallosa di Boxic, si sbraccia Mazzone, non sono a disposizione ancora molti minuti per la Roma per cercare di raggiungere il pareggio. Totti, Aldair, Carboni, Bonomi, Di Mauro, Signori, all'indietro per Fuser, lancio lungo, sono in vantaggio i giocatori della Roma, ma Signori comunque rincorre il pallone. Lanna, Carboni, Scartini. Sbagliato il passaggio di Scartini, ne approfitta Bacci. Bacci cerca di lanciare Favalli tra due avversari, Favalli, ma ancora Favalli in possesso di palla, a terra il calcio di punizione.
in favore della Roma, erano in vantaggio su di lui sia Aldair che Mihajlovic. Favalli è stato tenace. E la tensione deve essere molto grande anche per Zoff. Da ricordare sicuramente il calcio di rigore che è stato parato da Marchegiani a Giannini, calcio di rigore che era stato concesso da Luci per atterramento di Totti da parte di Negro. Intanto Cappioli libera l'area di rigore, di testa Carboni, poi Giannini, ancora per Carboni, rimane un giocatore della Lazio a terra, ma l'azione prosegue con Cappioli, ancora Carboni, Carboni si libera di un avversario, recupera però la Lazio, adesso Cervone che manda volontariamente in fallo laterale, viene applaudito da tutto lo stadio. E a terra Fuser. È un contrasto aereo, vediamo. E il gomito di Carboni un po' troppo largo. Carboni che anticipa nettamente di testa l'avversario, però poi lo colpisce forse inavvertitamente col gomito. Comunque Fuser a terra, canti, cori, festeggiamenti chiaramente da parte dei sostenitori della Lazio, anche perché passano i minuti, sono 35 adesso e la Lazio mantiene un preziosissimo vantaggio che ha anche degli effetti positivi naturalmente nella classifica dei biancazzurri, perché un'eventuale vittoria porterebbe la Lazio a 33 punti e la Lazio raggiungerebbe il Parma, anche se il Parma dovrà recuperare, sembra fra un mese esatto, si aprì la partita oggi sospesa per infortunio dell'arbitro contro la Reggiana. Intanto c'è stata l'azione difensiva di Lanna che ha appoggiato di testa a Cervone, poi da Aldair a Mihajlovic dal possesso di palla verso Giannini, Giannini in profondità per Balbo, Balbo va a terra, Balbo protesta, Balbo, è da rivedere anche questo intervento. Intanto Scartilli cerca di conquistare il pallone, ma la meglio di Mauro che dà a Vinte. Recupera un pallone Carboni, Giannini all'indietro, i giocatori sono anche stanchi da una parte e dall'altra. Mihajlovic, il lancio è per Totti, ancora Totti, dopo il colpo di testa di Negro cerca di sorprendere Totti, Marchegiani, ma fa buona guardia il portiere della Lazio. Rivediamo intanto il contrasto tra Bonomi e Balbo, mi sembrano ingiustificate. Intanto c'è Boxic e l'intervento decisivo di Cervone. Vi dicevo della possibilità continua del contropiede della Lazio con Boxic, è uscito molto bene Cervone, ha chiuso come suol dirsi lo specchio all'avversario, meritata l'inquadratura per Cervone. Intanto c'è il cross e stava per correggere verso la porta di Cervone Winter, ma ancora un cross, il colpo di testa ancora di Winter, stavolta fuori bersaglio, e Garzia che manda in avanti Negro in vantaggio su Totti. Negro dà all'indietro a Di Matteo, non si bada adesso molto alle marcature, vediamo Aldair che ha cambiato posizione in campo come molti suoi compagni di squadra. La Roma ha pochi minuti per cercare di pareggiare, si oppone alla Lazio. Intanto c'è il tiro insidioso di Mihajlovic, rimbalza davanti a Marchegiani e non può far altro che mandare in calcio d'angolo, già battuto da Totti per Scarchilli, ha messo il piede Favalli, fallo laterale. 38 minuti di gioco, Lazio sempre in vantaggio per 1-0, la Roma tutta in avanti. Calcio di punizione, battuta ancora di Mihajlovic direttamente in porta, non trattiene il pallone Marchegiani e poi l'ultimo a toccare secondo il guardalinea Mihajlovic nel contrasto
con Favalli e si riprenderà con una rimessa dal fondo. E adesso le azioni da una parte e dall'altra sono confuse. Va avanti a strappi la Roma di rabbia. Lazio è pronta a colpire in contropiede. È più o meno lo schema al quale si è assistito sin dall'inizio del secondo tempo. Intanto Signori corregge di testa, Campioli è pronto alle sue spalle, l'intervento di Di Mauro, un fallo laterale. Garzia verso Totti, anticipato da Negro. Boxic di tacco verso Signori, fa buona guardia Garzia che aggira l'avversario. Poi Mihajlovic, due avversari su Mihajlovic. Si trattava di Favalli e Boxic. Recupera il pallone Di Mauro che va a terra. Intervento di Mihajlovic. Ancora a terra, rivediamo il fallo. E Di Mauro che ha qualcosa da dire a Mazzone. Mi sembra di aver capito, non si preoccupi lei. Era chiaramente ironico il commento e non è sfuggito il dialogo al guardalinee che lo ha riferito a Luci. Luci si avvicina alla panchina della Roma, raccomandazioni di rito. Adesso mi sembra che tutti i protagonisti siano calmi e che soprattutto vogliano riprendere il gioco. 40 minuti del secondo tempo, la punizione battuta da Di Matteo. Signori, Signori e Garzia. Intervento di Garzia, fallo laterale in favore della Lazio. A dar retta a qualche inquadratura, Signori sembra stremato, poi riesce però a trovare i guizzi per essere pericoloso. Adesso lavora un po' con i gomiti, come peraltro ha fatto Garzia nel contrasto. C'è il fallo laterale in favore della Roma. Aldair, Totti, anticipato da Negro. Mihajlovic, un fallo laterale. Rivediamo. Boxic. Boxic e Lanna. Lanna e Aldair in accoppiata neutralizzano Boxic. Poi il lancio lungo verso Totti. Di Matteo in due tempi riesce ad allontanare, poi da Di Mauro, il passaggio di Mauro verso Favalli intercettato da Lanna. Riparte la Roma con Mihajlovic, Scarchibbi. 41esimo, la Lazio in vantaggio, la Roma in attacco. Totti, il cross di Totti, Balbo, Balbo a un passo dalla porta, miracolo di Marchegiani, un miracolo di Marchegiani su Balbo che ha potuto colpire proprio a un metro dalla porta. E poi c'è il calcio di punizione in favore della Roma per il fallo di Favalli su Totti. Rivediamo, vediamo Balbo che fa un po' di confusione, poi è costretto a calciare di sinistro, ma da distanza davvero ravvicinata. Credo di poter dire che stavolta si è trattato di un errore anche grossolano da parte di Balbo. Come prima, Balbo era stato molto sfortunato quando aveva colpito il palo. Intanto Totti si rialza, vediamo inquadrato Balbo, solo con la sua delusione, con la sua rabbia. Complessivamente, secondo quanto si è visto nel secondo tempo, la Roma meriterebbe il pareggio, anche se il vantaggio della Lazio è legittimo. Ancora il calcio di punizione, sono quasi 43 i minuti di gioco, sono secondi troppo veloci per la Roma e troppo lunghi per la Lazio. Il tiro di Mihajlovic che è deviato da Favalli, Favalli che era stato ammonito qualche istante fa. Gli
L'ennesima ammonizione decretata da Luci, il calcio d'angolo, Mihajlovic, traiettoria bassa, ce ne sarà un altro per l'intervento di Di Mauro. 43 minuti e mezzo e un conto alla rovescia. Derby emozionante. Questo 102esimo in campionato. Oh, ancora una possibilità per Balbo che non riesce a colpire il pallone. Pallone che non viene toccato né da Marchegiani né da nessun altro giocatore. Rivediamo. E Balbo non ci arriva per pochi centimetri, davvero. Era saltato molto bene l'argentino. Ancora un'opportunità per la Roma, ma davvero sembra non ci sia verso di battere Marchegiani. È l'ultimo minuto di gioco, pregustano la festa, la grande festa, i tifosi della Lazio. Ci proveranno fino all'ultimo invece i giocatori della Roma. 70.000 all'Olimpico, lo spettacolo davvero non è mancato. Cappioli è stato trattenuto, calcio di punizione in favore della Roma. Eccolo Cappioli. Tanto è Scarchilli sul pallone. Va a terra Giannini in area di rigore. Non mi sembra sia stato colpito. Rivediamo comunque questa azione con Giannini che va a terra. Vicino a lui c'era Winter. Intanto cerca di recuperare il pallone Garzia, poi Totti però manda il pallone in fallo laterale. Il guardaline concede la rimessa alla Roma, secondo me sbagliando. Mihajlovic, poi Giannini verso Cappioli. Di Matteo protegge l'uscita di Marchegiani. Abbiamo superato il 45esimo. Si giocherà ancora per qualche minuto. Il rinvio lungo di Marchegiani, l'anticipo di testa di Aldair, il pallone tornerà a Marchegiani sicuramente, l'appoggio ancora di testa è stato di Di Matteo e si ricomincia come qualche istante fa. Cappioli non colpisce bene il pallone, poi Garzia di testa, Winter in avanti verso Fuser. Carboni dà all'indietro a Cervone che calcerà lunghissimo. Colpo di testa di Negro, poi il controllo di Winter. L'apertura per Favalli. Ancora Favalli che trova un varco. Si accentra Favalli da Fuser. Apertura per Boxic. Non riesce a controllare stavolta il pallone Boxic, calato nel secondo tempo. Del resto la sua partenza era stata davvero impressionante. 46 minuti e mezzo. Lancio lunghissimo di Matteo, poi Mihajlovic verso Balbo, Bonomi, Di Mauro ancora di testa, Scarchilli. E c'è il fischio finale di Luci, la Lazio. Mi devo correggere. Tutti avevano pensato al fischio finale, invece era soltanto un calcio di punizione. E c'è un'azione pericolosa, il gioco non era fermo. Adesso lo ferma Luci, che ha ravvisato un'azione irregolare da parte di Giannini. Per quanto riguarda il fischio precedente di Luci, Luci aveva alzato il braccio, sembrava davvero il fischio finale della partita. Comunque si gioca, abbiamo anche rivisto l'azione che ha determinato il calcio di punizione in favore della Lazio. Ed eccolo il fischio finale, quello vero, quello autentico, quello che sancisce la vittoria della Lazio nel derby per 1-0. Mazzone prende la strada degli spogliatoi più che preoccupato. La Roma adesso rischia grosso, ha solo 22 punti in classifica. Perde questo derby, i giocatori della Lazio con Signori, colui che ha deciso la partita in testa, vanno a festeggiare sotto la curva nord. La Lazio va a 33 punti in classifica,
La Roma rimane a 22, il solco tra le due squadre adesso è un abisso, sono 11 punti, ma soprattutto la Lazio torna a vincere un derby in campionato dopo 5 anni, dopo l'1-0 dell'89 firmato da Di Canio. Ed ecco, nonostante le notizie che mi sono state date e che a questo punto con grande gioia smentisco, non ci sono fratture per Gascogne, che è tornato, qualora sia stato effettivamente portato come è possibile in ospedale per accertamenti. Gesti comunque non belli però da parte di Gascogne, diciamo di averli interpretati male. Comunque festa per la Lazio, grande delusione per la Roma, che avrebbe complessivamente meritato il pareggio. Ha giocato per tutto il secondo tempo in attacco, ha colpito un palo con Balbo, esce Marchegiani, esce ancora Gascogne e scatena gran parte della sua mimica. Ancora festeggiano i tifosi della Lazio e presumibilmente lo faranno per tutta la notte. E Gascogne fa una vera e propria passerella in campo prima di uscire, prima di andare negli spogliatoi. Sventolano comunque le bandiere della Roma, perché vi dicevo, la Roma nel secondo tempo ha giocato molto bene, ha colpito un palo, ha sciupato un calcio di rigore, si è resa pericolosa fino all'ultimo. Ma adesso è il momento dell'aquila biancazzurra, fa festa la Lazio, per la Roma l'opportunità di rifarsi nella prossima stagione. Le grafiche della partita per cercare di rileggere attraverso i numeri le emozioni di questo derby, a parte il fuorigioco, i tiri in porta che sono stati appunto il doppio, quelli della Roma sulla Lazio, 6-3, 10 corner a 5 per la Roma, 32 falli subiti dai giocatori della Roma, 18 da quelli della Lazio. Il totale è abbastanza importante, diciamo così, per quanto riguarda i falli in questa partita. 7 ammoniti ma nessuno espulso, 4 della Lazio e 3 della Roma. Vediamo anche quanto si è giocato complessivamente. Quasi 97 minuti di gioco effettivo, poco, 42 minuti di gioco effettivo, possesso di palla che premia, come aveva fatto alla fine del primo tempo, di poco la Roma. Questo non basta per vincere la partita, neppure per pareggiarla. Una partita vinta dalla Lazio, adesso i tifosi cercano di festeggiare anche in campo, ma non si può, tant'è che vengono allontanati con decisione. Edoardo Lubrano per un'intervista, un commento a caldo dalla tribuna stampa. Che cose, le ultime annotazioni al giornale. Senti, il cuore della Roma questa volta non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, anche perché credo che, insomma, in una valutazione complessiva, a parte la sfortuna oggettiva del palo colpito da Balbo, credo che nel discorso generale la Lazio abbia meritato questo derby, non fosse altro perché dal punto di vista tecnico è una squadra nettamente superiore alla Roma. E voglio dire, al palo di Balbo si può tranquillamente contrapporre l'uscita di Gascogne, che in una partita come questa, giocata su dei livelli agonistici altissimi e anche psicologici, con delle forti motivazioni nervose, è sicuramente una mancanza enorme. La Lazio ha saputo fare fronte una volta tanto a questa emergenza e ha portato a casa un derby sacrosanto, suggellato anche dalla parata di Marchegiani su Giannini, che secondo me un po' chiude proprio tutta una settimana e tutta un'epoca e un ciclo che riguarda la Roma in questo momento, scivolata in piena zona retrocessione. Ecco Marco, rapidamente, la classifica adesso parla chiarissimo, non ci si può più nascondere. Tra l'altro la Roma è in svantaggio nella classifica avulsa con quasi tutte le squadre che le sono a pari o poco sopra. È veramente adesso un momento molto nero. È un momento nero, e tra le altre cose, se andiamo a vedere proprio le squadre che si contrappongono alla Roma in questa lotta di retrocessione, sono tutte squadre allestite e concepite per lottare per la retrocessione. La Roma era partita con ambizioni ben diverse, cercava la zona UEFA, si era parlato anche di un impossibile, secondo me, lotta di vertice, e adesso si ritrova in pieno marasma dopo aver perso un derby, quindi con un impatto psicologico veramente tremendo, soprattutto conoscendo l'ambiente, conoscendo giocatori simbolo come Giannini, che ha sbagliato la chiave
per uscire fuori da questa partita, e conoscendo anche un tecnico come Mazzone che teneva più della sua vita quasi a far bene qui, chiaramente la sua vita professionale, teneva tantissimo questa chance e si ritrova veramente nei guai. Bene, grazie a Marco Cherubini del Giornale, la linea di nuovo a Silvio Sarto. Si continua a far festa in Curva Nord, abbiamo visto anche uno striscione senza offese, senza insulti, pulito, quindi uno striscione che salutiamo con simpatia, ironico ma impietoso, cioè arrivederci Roma, perché in effetti, come abbiamo anche ascoltato da Marco Cherubini al microfono di Edoardo Lubrano, in questo momento la Roma deve davvero fare i conti con la lotta per non retrocedere in Serie B. Dovrebbero essere pronti i contributi, lo saranno tra poco, i contributi del secondo tempo della partita. E vediamo adesso i tifosi della Roma che non sfollano, almeno non sfollano tutti, ci sono gli irriducibili che non smettono di sventolare la bandiera della propria squadra, e fanno bene, perché è proprio in questo momento che la Roma dovrà far leva sui tifosi, far leva sull'affetto di tutti i sostenitori per i prossimi impegni che sono tutti decisivi, a cominciare da quello di domenica prossima.